In questo video vi mostrerò come fare una tabella delle centrali elettriche in Italia e come trasferirla in una mappa. Prima di tutto, qual è il nostro obiettivo? Quello di sapere quante centrali elettriche ci sono in Italia, ma non solo quante, quali ci sono, cioè di che potenza, quanti megawatt producono. Allora, andiamo sul nostro Google e scriviamo, l'avevo già cercato, centrali elettriche in Italia. Ecco che la prima voce che mi viene suggerita è quella di Wikipedia. Io la clicco e, come vedete, mi dà una tabella delle centrali attive in Italia e sono tantissime. Come posso fare? Non posso starmi a copiare una per una. Allora io seleziono con il tasto sinistro del mio mouse tutta la tabella. Ecco qua. Poi clicco col tasto destro su copia. In questo modo ho copiato in memoria tutti questi dati. Vado sul mio drive e creo una nuova tabella, quindi nuovo fogli Google. Lo chiamo centrali elettriche in Italia. Italia si scrive con la maiuscola. Ora voglio incollare questi dati sulla tabella, però attenzione, non tutti i modi di incollare vanno bene. Io mi posiziono sulla prima casella, clicco con il tasto destro e mi esce incolla e incolla speciale. Se mi posiziono su incolla speciale, vedete che mi dice incolla solo valori. Prendiamo questo. Ecco. Come vedete, mi ha incollato proprio la tabella tale quale. Io avrò una prima colonna che mi dice da chi è gestita la centrale elettrica, una seconda colonna che mi dice se è termoelettrica, se è idroelettrica, anzi no, questo è il nome. Questo è il nome della centrale con cui viene comunemente conosciuto. Poi se è idroelettrica, se è fotovoltaica, se è a gas, eccetera. Questi sono i megawatt, questo è l'indirizzo, il comune e la provincia. Quindi gestore, nome comune con cui viene chiamata, tipo di centrale, se è idroelettrica, se è eolica, eccetera. I megawatt e l'indirizzo, il comune e la provincia. Già vediamo che tutti questi dati non ci servono, sono troppi. Quindi, tanto per cominciare, possiamo togliere la prima colonna, la selezioniamo, clicchiamo con il tasto destro e facciamo elimina colonna. Ma anche il nome comune con cui viene conosciuta non è che ci interessi molto. E quindi la seleziono, clicco il tasto destro, elimina colonna. E poi direi che anche l'indirizzo non è questa informazione così importante. Clicco col tasto destro ed elimino la colonna. Ecco, ora andiamo a vedere quante sono. Sono tantissime. Sono più di 200. Ecco qua. Allora, torniamo all'inizio. Alcuni dati vanno ripuliti perché, come vedete, nella mia tabella originale di Wikipedia, alcune volte c'era una nota che mi rimandava alla fonte da cui avevano tratto questa informazione. A me non interessa niente, anzi mi complica solo la vita. E quindi devo posizionarmi su ogni cella che contiene questi valori, queste parentesi quadre, e con doppio clic riesco a lavorarci, per cui cancello le parentesi quadre e questa purtroppo è una cosa che devo fare fino alla fine, laddove naturalmente ci sono le parentesi quadre. Vedete che in questo modo il numero si rimette a posto. Io tolgo anche i numeri dopo la virgola, così semplifico ulteriormente.
Ecco, qui ad esempio non riconosce il numero 1000 perché c'è uno spazio tra l'1 e gli 0. Quindi faccio doppio clic, mi sposto con le freccette e tolgo questo spazio. Ecco che adesso riconosce. Ecco fatto. Ora ho una tabella dove ho il tipo di centrale, i megawatt di elettricità che produce, il comune in cui si trova e la provincia in cui si trova. Mi farebbe comodo avere un'intestazione di questa tabella e quindi seleziono la prima riga, col tasto destro clicco, inserisci una sopra, cioè una riga sopra. E qua, magari anche in grassetto, quindi seleziono la riga e premo sul grassetto e scrivo tipo megawatt comune provincia. Ecco qua. Adesso la mia tabella è completa, ma io voglio trasferirla su una mappa perché voglio vedere dove sono queste centrali. E poi mi piacerebbe anche capire, senza doverle cliccare una a una, se sono delle centrali da poco che producono, non so, 10 megawatt come questa, o se sono delle centrali che invece producono migliaia di megawatt come questa della provincia di Torino. Come posso fare? Torno sul drive, clicco su Nuovo e Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Altro, Google My Maps. Ci clicco sopra e automaticamente mi si apre una mappa senza titolo che io posso chiamare come già avevo fatto per la mia tabella. Ci clicco sopra e scrivo centrali elettriche in Italia. Salva. Allora, naturalmente io non voglio andarle a posizionare una per una, ci deve essere un modo per farlo in automatico, visto che qui sono su un applicativo di Google, ma anche prima nella mia tabella ero su un applicativo di Google. Allora, che cosa succede? Che qui c'è un tastino che si chiama Importa, dove se io ci vado sopra mi dice importa i dati da un file, da un foglio di lavoro, eccetera. Allora, io mi conviene approfittarne. Clicco su Importa. Posso selezionare un file dal dispositivo, cioè dal mio computer o dal mio cellulare, ma vediamo, ecco, se mi permette di andare nel mio drive, me lo permette e l'ultimo, cioè anzi il primo che mi propone è l'ultimo su cui ho lavorato, le centrali elettriche in Italia. Quindi doppio clic. Allora, mi dice: dove li devo, cioè quale colonna devo selezionare per posizionare i pin, diciamo così, cioè devo mettere un pallino su ogni centrale. Allora, sul tipo no, neanche sui megawatt, ma sul comune. E quindi vado avanti. Una colonna da utilizzare come titolo per i segnaposto, ad esempio il nome del luogo o della persona. Cioè, io quando mi avvicinerò a questi pallini mi si aprirà un'etichetta che mi dirà,
Ad esempio, che tipo di posso scegliere che mi dica il tipo di centrale, oppure che mi dica quanti megawatt, o come o il comune o la provincia. Io scelgo la provincia. Fine. Aspettiamo un attimo. Ecco qua. Me ne ha posizionata qualcuno in Francia, non so bene il perché. Queste sono le centrali elettriche che avevo precedentemente trovato con questa tabella presa da Wikipedia. Però in questo modo io sì, se mi avvicino dovrebbe dirmi la provincia, non me lo dice. Vabbè. Insomma, non mi dà molte informazioni, a parte dire dov'è, io già qui posso vedere che ad esempio in Emilia-Romagna non ce ne sono moltissime, ce n'è una Ravenna, una Ferrara, una Bologna, però se vado ad esempio in Lombardia, ecco qua ce ne sono molte di più. Sulle Alpi, naturalmente ancora di più, perché qui è possibile con i corsi d'acqua fare delle dighe e creare delle centrali idroelettriche. Però voglio avere delle altre informazioni. Allora, un modo è quello di cliccare su questi pin e per esempio su questo pin mi dice che è una centrale termoelettrica, cioè che produce energia elettrica a partire dalla combustione di un combustibile che ha 10 megawatt e che si trova nel comune di Bergamo. Qui addirittura mi dà le coordinate, longitudine e latitudine. Se vado in quella di Ravenna, tanto per rimanere vicino a casa nostra, ci clicco sopra e mi dice appunto che è una centrale a ciclo combinato, poi vedremo cosa significa, 972 megawatt ed è in comune di Ravenna. Ora, insomma, non è tanto giusto che una centrale da quasi 1000 megawatt sia rappresentata allo stesso modo di una di 10 megawatt. Come posso fare? Vado sullo stile che mi permette, come vedete, quando io mi ci posiziono sopra, di personalizzare l'aspetto di questi pin. Ci clicco sopra e mi dice, intanto se voglio mettergli un'etichetta e io ci voglio mettere la provincia. Ecco, già vedete che vicino a Imola è apparsa la provincia di Bologna. Poi nello stile, e qui ho una serie di possibilità, quella più interessante è la sequenza di numeri. Scusate, mi sono sbagliata, è quello di scegliere lo stile per la colonna di dati. Cioè io voglio che mi venga la sequenza di numeri, la togliamo, e mettiamo invece lo stile per la colonna dei dati. Voglio mettere un aspetto diverso a seconda dei megawatt, quindi scelgo la colonna dei megawatt. Ecco. Lui mi dice, sto raggruppando i luoghi per megawatt. Facciamo degli intervalli almeno da 10. Un colore che più è sbiadito, più la centrale ha una produzione di pochi megawatt. Più è scuro vuol dire più megawatt ci sono. E mi fermo qui. Ecco, torno sulla mia mappa. Vedete che alcune mappe sono, alcuni luoghi, scusate, sono molto scuri, che vuol dire che producono, come in questo caso qui, 560 megawatt, altri un po' più chiaro, quindi sono 31 megawatt. Posso anche fare un intervallo diverso, cioè ad esempio invece di 10 posso anche mettere, non so, posso mettere, qui mi dà solo fino a 12, quindi non ho tante possibilità. Vabbè, ci fermiamo qui. Oh, attenzione, vedete che ci sono dei pin che sono rimasti grigi. E questo succede perché nella mia tabella ci sono degli errori, delle informazioni che la mappa non, Google Maps non riesce a decifrare. Vi ricordate quando prima vi ho detto di togliere le note, no? I richiami alle note in fondo pagina? Ecco, può darsi che sia rimasto qualcosa che io non ho visto. Allora apro la tabella e lui mi fa vedere. Scusate, mi fa vedere quali sono gli errori evidenziandomeli in rosso. Eccoli qua. Si
Significa che non trova questi comuni. È molto strano perché sono dei comuni esistenti, però lui non li trova. Può darsi che ci sia qualche errore, ad esempio quartiere Levante non è un comune, ma è un quartiere di Napoli, quindi noi questa tabella qui, questa riga la possiamo anche eliminare. Possiamo anche eliminarle tutte se vogliamo, però altrimenti possiamo anche fare così, visto che non riusciamo a trovare il comune ci mettiamo la provincia. Invece di Aprilia scriviamo Latina, che è la sua provincia, Bari, chissà perché non lo riconosce, Susa in Torino, quindi scriviamo Torino, e così via. Vedrete che in questo modo, per esempio, qui c'era Argenta, ecco, non so perché non lo riconosceva Argenta, scriviamo Ferrara. Ecco, vedete che su Ferrara si è acceso il mio PIN. Così posso fare con tutti i PIN che mi sono rimasti grigi, però questo, se volete, lo potete fare voi. Sono curiosa di vedere che cosa sono, ecco. Albi me l'ha messo in Francia perché c'è una città in Francia che si chiama così. Châtillon è un comune della Val d'Aosta che però esiste anche in Francia. E anche Pont-Saint-Martin è un comune che ha un suo omonimo anche in Francia, quindi non lo ha riconosciuto come un comune italiano e lo ha messo in Francia. E purtroppo dopo queste cose qui bisogna andarle a correggere. Allora, io in questo modo ho creato la mia mappa. Questa è la situazione delle centrali elettriche in Italia. Attenzione, sono centrali elettriche, centrali termoelettriche, idroelettriche, fotovoltaiche e così via. E sono segnate tutte, anche quelle da 10 MW, quindi anche quelle molto piccole. Però intanto ci permette già di capire come siamo messi a livello nazionale nella produzione di energia elettrica.